Quando pensiamo a Boccaccio, pensiamo alla totalità del narrare, ad una forza affabulatrice che prende di mira tutta la realtà, con un senso dell'invenzione e un senso della realtà concreta, un senso del divertimento, della mistificazione, della passione, dell'indifferenza, dell'ironia. In fondo, Boccaccio ha fondato il narrare moderno in senso laico, un narrare che non è più orientato all'aldilà, ma è orientato a guardare a tutti gli aspetti della vita umana. E da questo punto di vista possiamo considerarlo quasi uno dei fondamenti dell'intera civiltà moderna. Giovanni Boccaccio nasce a Certaldo, in Toscana, nel 1313. Figlio illegittimo del mercante Boccaccino di Chellino, viene presto accolto nella casa paterna e avviato ai primi studi a Firenze. All'età di 14 anni si reca a Napoli con il padre, che dirige la succursale angioina della potente banca dei Bardi. Qui viene indirizzato alla stessa professione, ma mostra ben presto di preferire all'attività bancaria lo studio delle lettere. Presso la vivace corte di Roberto d'Angiò, il giovane Boccaccio entra in contatto con poeti e intellettuali e si avvicina alla poesia di tradizione cortese, allo studio dei classici e alla recente produzione stilnovista. Questa eterogenea formazione si riflette nelle sue prime opere, Le rime, i poemi Filostrato e Teseida e il romanzo amoroso Filocolo. In esse compaiono numerosi elementi autobiografici, in particolare il tema dell'amore per Maria d'Aquino, che il poeta celebra con il nome di Fiammetta. La crisi della Banca dei Bardi, nel 1340, costringe Boccaccio a fare ritorno a Firenze, dove lo attende una vita di ristrettezze economiche. Il rimpianto per il bel mondo perduto è riflesso nell'opera Elegia di Madonna Fiammetta, dove ritornano i temi dell'esperienza giovanile. A Firenze Boccaccio assiste agli orrori della peste, durante la quale perde il padre. Questa esperienza sarà rievocata nel Decamerone, l'opera che rappresenta il culmine del suo percorso creativo. Gli ultimi decenni della sua vita sono pervasi da una vocazione meditativa, alimentata dallo studio dei classici e dall'amicizia con Petrarca. Abbandona quindi l'idea di una letteratura rivolta al diletto, e ne coltiva una più solenne e impegnata, da cui derivano alcune produzioni in lingua latina. Cresce la sua fama di erudito e il comune di Firenze gli affida l'incarico di commentare pubblicamente la Divina Commedia. La lettura resta però incompiuta. Le sue cattive condizioni di salute lo obbligano a ritirarsi a Certaldo, dove muore nel 1371.